mio non è un intervento con un saluto da dove cominciare e soprattutto dove arrivare, è un saluto meno che istituzionale, amichevole, soprattutto con i colleghi del foro di Avezzano, che vedo numerosi e quindi di questo sono piacevolmente colpito, i sindaci presenti, il consigliere regionale Lorenzo Berardinetti, che adesso non vedo, scusa, non vedo mai, è un errore proprio. E la gente del posto che ci ha voluto far compagnia, nonostante anche un orario un po' particolare. Davvero un ringraziamento all'onorevole Migliore, sottosegretario alla giustizia, che con l'amico Michele Fina ha voluto regalare un momento importante istituzionale ad una piccola comunità. E oggi questa piccola comunità può diventare un momento, come dire, non è una vetrina questa, non è una vetrina, è un luogo però importante, proprio perché periferico e piccolo, diventa ancora più importante perché anche in periferia si può parlare di Costituzione, anche in periferia si può parlare di giustizia e soprattutto in quelle periferie che oggi possono narrare una storia a tema, che è quella del terremoto, prima commentavamo con il presidente del Tribunale di Avezzano, dottor Forgillo, che saluto di nuovo, è stato qui presente con noi con i ragazzi per un'importante lezione sulla legalità qualche tempo fa. E per ultimo il dottor Padalino, che è il procuratore capo della nostra procura di Avezzano. Franco, lo tengo un attimo. E perché si parlava di un dramma, e se ne parlava in un luogo che questo dramma l'ha sofferto in una maniera esponenziale nel 15. L'85% della comunità di questo paese è perita con il terremoto del 15. Questo è un ricordo, una memoria di quello che fu, perché credo che oggi un tema importante che deve promanare da tutte le discussioni che si fanno sulla Costituzione, ben venga anche il referendum, a prescindere dalle posizioni. Scambiavamo questa opinione con Michele Fina qualche minuto fa, perché si parla di nuovo di Costituzione. A me spesso capita di parlare di Costituzione, o meglio di evocare la Costituzione che non ricordo più, per quel poco che ho potuto leggere della Costituzione, ma non me ne vergogno, lo dico con serenità. Magari alla commemorazione del 25 aprile o del 4 novembre. Nella Costituzione dobbiamo trovare, c'è, e ci potrà anche essere forse meglio un domani, il presupposto perché la giustizia vera, quella ordinata su procedure corrette, abbiano a colmare quei vuoti, quelle sperequazioni che spesso la politica fa, che spesso i disagi anche della natura compiono, che spesso gli errori umani adottano. Quindi Costituzione e giustizia forse oggi riescono a ritrovare anche un equilibrio per quei drammi che sono schiettamente naturali e che portano a questo. Nel momento in cui riusciamo a fare una sintesi che va verso un progetto che è il bene comune, Costituzione e giustizia verso il bene comune, questo orienta gli amministratori, questo deve orientare gli avvocati, questo deve orientare i giudici, i politici, gli ingegneri, i geologi, le forze dell'ordine, il comune cittadino. Passo la parola a Franco, presidente nostro dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano, e vi lascio con l'augurio e l'auspicio di passare con noi non molto tempo, ma un tempo prezioso. Grazie a tutti i presenti.